Bentornati con The Legend of Zelda Skyward Sword. L'altra volta abbiamo distrutto delle mani di lava che tentavano di afferrarci ed ucciderci, lanciandogli addosso dell'acqua e poi spaccandole. E oggi dobbiamo andare a liberare un tizio. Sì, lo so, suona strano, ma è quello che dobbiamo fare effettivamente. Allora, prendiamo sti due cuori, va? Ok. E sì. Allora, scaviamo intanto, prima. Ok. Una volta che ho visto lì... Ah, qua rimane un buco. Vi ho detto di ricordarvi dove sono quei buchi. Perché sì, bisogna ricordarselo. Tiriamo questo interruttore e il tizio scende. Oh, sono salvo! Non so da dove tu venga, ma ti sono estremamente grato. Sei anche tu in cerca di tesori? Tesori? Mai sentito parlare di tesori. Direi che è piuttosto chiaro il motivo per cui sei venuto qui. La leggenda della statua dormiente, giusto? Piuttosto dimmi, quei guanti consumati che hai, te li ha dati qualcuno? Ok, ho deciso, per ringraziarti te ne darò un paio della mia collezione segreta, aspettami qui. Ok. Ecco qui! Sono stati chiusi in uno scrigno sottoterra, quindi sono quasi perfetti. Non è mica un oggettino da niente, non si trovano dappertutto, trattali bene. Ok, io me la squaglio, ci si vede. Va bene, questo scrigno. Wow. I guanti Mogma di inestimabile valore sono una rarità persino tra gli stessi Mogma. Ora potrai muoverti anche sottoterra. Cerca le buche in cui puoi intrufolarti. Tradotto, cerca queste buche qua. Ok, da qua possiamo scavare sottoterra. Ehi tu! Come va con i guanti che ti ho dato? Se vuoi dare un'occhiata in superficie, premi Z. Ok, con Z vedrai la superficie, ricordatelo. Va bene. Con Z vediamo la superficie. Servirà. Non è così inutile come sembra il vedere la superficie. Ok, gira e vai. Ci sono un po' di rupie in giro che io prenderò. Perché sì, fanno sempre comodo delle rupie. E poi le bombe si possono colpire per mandarle in linea retta fin quando non incontrano un ostacolo. E basta. Attacca? Ok. Ok. Si colpiscono scuotendo il telecomando V. Ok, e premendo A dove c'è la luce si emerge. Si emerge semplicemente dall'altra parte. Non è che si emerge in posti paralleli, strani, luoghi mistici, misteriosi o roba del genere. No. Si emerge. Si emerge e basta. Ok, ci sono un po' di punti in cui scavare. E in cui provare i nostri nuovi compagni di squadra. Ok. Ah, Metallo Holding, da quanto tempo che non ti vedo. Chissà perché lo contano come oggetto raro, anche se ne abbiamo quasi quanto le magatame. Perché contano come oggetti rari quelli che non lasciano i nemici, ma li puoi trovare solo per terra, in giro per il mondo, e sono in numero limitato. Vabbè, limitato. Cos'è successo? Ok, emergiamo perché voglio scavare negli altri punti prima di entrare qua. Oh, e questi buchi? Semplicemente entrando in questi buchi si va sottoterra. E non è vero, non ci sono altri punti in cui scavare. Perché? Perché sono uscito. Possiamo vedere la superficie? No. Allora, dobbiamo andare dall'altra parte, così. Allora, non è difficile sto posto. Basta tirare un pugno al posto,
a questo pulsante e la porta si sposta. Semplicemente. E non ho ancora trovato la mappa. Ma la mappa, se non mi ricordo male, la si trova tra poco. Quindi, allora, abbiamo spostato questo cancello e possiamo andare di qua. Da codesta parte. Oh! Tu puoi crepare. Ok. Di qua possiamo liberare la strada per Bo. Dov'è che siamo arrivati di qua? Vediamo. Deve essere il posto in cui abbiamo battuto quel coso, l'Aesalfos. Là si prosegue. Là avanti. E io non voglio proseguire, voglio tornare indietro e esplorare. Fail. Epic fail. Non mi ero accorto che mi stava esaurendo il vigore. E possiamo scendere qua. E quello è un cancello che possiamo spostare. Ah, devo fare il giro dall'altra parte. Possiamo andare più veloci, ma consuma vigore e non si va così tanto veloci, quindi non serve a niente il... Dai, su. Emergiamo, yes. Emergiamo e possiamo andare da questa parte. Cosa c'è da questa parte? Nada. C'è un cancello che possiamo aprire intanto. Questi cosi mi ricordo che ne devo prendere uno per usarlo qua. Eccolo, difatti. Allora, schiviamo la mano e spacchiamola il più in fretta possibile. Ok. Spaccata la mano. Scende la lava. Lì sotto non credo ci sia niente di interessante. Qua sotto. Ma c'è qualcosa di interessante qua. Credo almeno. Spero che ci sia qualcosa di interessante di qua. Una porta che ci conduce a uno scrigno. E questo scrigno, se non mi ricordo, è quello importante che dicevo. Sì, un'ampolla. L'ultima ampolla del gioco. Yes. Sì, ci sono 5. Non è vero che è l'ultima del gioco. Cosa cacchio sto dicendo? È la penultima del gioco. L'ultima non l'abbiamo ancora trovata. Ah, ok, non è tanto distante il luogo, però. Prendiamo l'arco, evitiamo di farci colpire da sti tizi. E prendiamo la freccia usata. Oh, c'è un altro tizio. Ok. Possiamo usare gli artigli per andare dall'altra parte. Però prima... oso andare giù. Sì, dai. Oso andare giù. Vediamo cosa c'è qua giù. Frecce intanto. E siamo di nuovo con le frecce. Lepidee. Ok, un muro della dea. Prendiamo... non saprei. Cos'è che mi manca? Le bombe. Wow. Quelli secondo il gioco erano cuori.
E per tornare. Sono stupido. Ma tanto stupido. Ci sono le bombe qua. Ok, siamo di nuovo pieni. Ho un dubbio. Per tornare su come si fa? Credo con l'artiglio ci si appiglia lì. Se l'erba non mi fa... non mi fa gli scherzi. Da che parte? Di là. Ok, di qua credo che si vada avanti. Sì, difatti, di qua è chiuso, di là no. Ok, possiamo andare avanti. Ce n'è... c'è un altro magma appeso al soffitto. Elo, arrivi proprio al momento giusto. Non ho idea di chi tu sia né da dove tu venga, ma potresti comunque liberarmi da questa catena? Sono di fretta. Se mi liberi ti ricompenserò, ti svelerò un interessante segreto riguardo a questa stanza. E riguardo a un tesoro, allora che ne dici? Ma io non ti voglio liberare. Perché dovrei liberarti? Andiamo sottoterra, va? E stavolta, se non mi ricordo male, sono due le porte da aprire. Una è quella. E una è quell'altra. Quest'altra. Problema. Oh shit. Se noi spostiamo questa porta, quella porta lì, l'altra viene bloccata. Allora come fare? Niente di più semplice, si fa prima l'altra. E dobbiamo aprirle tutte e due, se non mi ricordo male. Dai, su quanto sei lento, Link, sottoterra. Ok. Aperta pure l'altra e possiamo uscire. Se non ci bloccano la strada per uscire. Ok, no, possiamo uscire comunque. Usciamo. Usciamo e abbiamo spostato due porte. Questo? Perché l'ho dovuto prendere? Ah ah! Ok. Abbiamo spento delle altre fiamme. Sì, va bene. Ok. Per liberarti? Devo tagliare la catena? No. Ah, c'è l'interruttore, non l'avevo visto. Evviva, sono libero! Grazie mille per avermi aiutato, stupidotto. Non crederai davvero che ti dia un'informazione tanto utile sui tesori così facilmente. Cosa? Ma in quei guanti fanno parte della collezione segreta di mio fratello. Lo conosci? Siete amici? L'ho aiutato. Aspetta, c'è una cosa che vorrei darti. Resta lì, vado un attimo a prenderla. E la cosa è questo scrigno. Ecco qui, prendi. Qui dentro puoi trovare tutte informazioni sull'interessante segreto di cui ti parlavo. Sono sicurissimo del fatto mio. Me lo confermano le mie ultime ricerche. Allora mi segui in questa stanza. C'è una camera segreta. La camera dei segreti? E ora in cambio non dirà a nessuno che sono stato catturato. Sei un ingrato. Chi ti credi di essere? Ah. Ehi tu, ci rincontriamo. Scusa sai, ma ho sentito tutto. A quanto ho capito uno dei miei compari ti ha un po' scocciato. Però non ha detto frottole. In qualche punto di questa stanza sento una corrente d'aria. Le informazioni in quello scrigno secondo me potrebbero esserti parecchio utili.
e uno scrigno all'interno di un dungeon che contiene informazioni. Cosa può essere se non la mappa del dungeon? Ok, il dungeon non è grandissimo. Sì, non è grandissimo. Questa stanza è conosciuta anche come la stanza del muro falso. Dietro uno dei muri c'è un'altra stanza, almeno così si dice. In questa zona sottoterra ci sono tonnellate di mostri, per cui noi non ci avventuriamo mai. Credo che potrebbe esserci un passaggio segreto. Un passaggio segreto. Allora, intanto guardiamola la mappa. E sì, c'è un muro falso. Da qualche parte. Dovrebbe essere questo, vero? Sì. Per andare di là, cosa bisogna fare? Lasciare una bomba? Mi ricordo che bisogna tipo lasciare una bomba. Yes. Bisogna lasciare una bomba. E qua dentro c'è un punto in cui scavare. E andare sottoterra. E a parte quelle 20 rupie, c'è un vermone gigante che io odio con tutto il cuore, perché è difficile da battere. Ok. Diventa sempre più veloce ogni volta che lo si colpisce. Ok. La terza volta bisogna usare la furbizia per colpirlo. Ok, l'abbiamo ucciso. E ciò cosa comporta? L'averlo ucciso? Niente, credo. Possiamo uscire qua. Ci sono dei vasi. Le frecce erano già al massimo, mi sa. Sì, mi sembrava. E apriamo questo scrigno. Che cosa contiene? Che cosa contiene questo scrigno? Una piccola chiave. Mi ricordavo male. Mi ricordavo che contenesse un qualcosa di un po' più bello di una piccola chiave. Ok, la stanza era questa. Ma lo scrigno non so qual è. Ah, ma è uno piccolo. My god. Se scrignetti piccoli che non si vedono mai. Sì, dai, ciao fata. Sarà da 20 rupie. Sì, difatti. E ok, da qui andiamo. Perché so, ho visto dov'è la porta con la chiave da aprire. Ok, la porta con la chiave è qua. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao.